Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video di Svuota la Spesa. Oggi, come non mai, abbiamo superato ogni limite, come avete visto dal titolo, e abbiamo speso più di 150 euro e siamo stati sia all'Interspar e sia all'Eurospin. Quindi, era da un po' che non facevo Svuota la Spesa Eurospin, perché nell'ultimo periodo sono sempre stata da Lidl e quindi mi trovavo sempre di là e la facevo là. Questa volta ho visto un po', ho sfogliato un po' i volantini e ho detto vabbè, dai, proviamo l'Eurospin e vediamo che cosa ne esce. E quindi siamo andati io e Riccardo in due supermercati diversi, sia all'Interspar e sia all'Eurospin. Ho cercato di inserire tutte e due le spese che abbiamo fatto in un unico svuota la spesa soltanto. Comunque, all'Eurospin abbiamo speso 86 e passa, quindi quasi 90 euro, e all'Interspar 61,77. Allora, io adesso partirò dai surgelati perché così li metto subito a posto. Perdonatemi anche il déshabillé, ma appena tornati dal supermercato mi sono dovuta cambiare perché non lo so, in quest'ultimo periodo non riesco a sopportare niente addosso, tanto è vero che mi metto le cose di Riccardo perché non mi va più niente, ma nel senso di spalle, di braccia, sì, il problema è la pancia che purtroppo non si chiude più niente, mi va tutto stretto, non riesco a respirare bene, infatti mi devo mettere subito comoda. Comincio dai surgelati, Eurospin, cioè diciamo comincerò dalla spesa Eurospin perché è un po' più consistente e quindi come ogni spesa parto dai surgelati. Ho preso bastoncini di merluzzo a 34,39 euro. Io mi trovo molto bene anche con quelli della Lidl a 2,19 euro, ma ne escono 18, quindi voglio dire, è più il prezzo più buono è quello, quindi è andata bene così. Poi ho preso due confezioni di fish burger, 1,99 euro a confezione. Poi ho preso il misto per soffritto perché mi era finito e anche la cipolla, questa qua già tritata, sempre perché mi era finito. Quindi mi era finita, quindi surgelati finiti, li metto un attimo a posto. Passiamo ai freschi. Ho preso la pasta brisée in offerta a 79 centesimi, ne ho prese due confezioni. Il formaggio tipo Philadelphia 1,29 euro. Poi ho trovato la panna da cucina in offerta a 75 centesimi, ne ho prese mi pare o una o due confezioni. Adesso vi dico, mi pare comunque due, però l'altra se la trovo, vediamo. Ho trovato in offerta questi pomodorini datterini, di cui me ne hanno sempre parlato molto bene, anche una mia amica me ne ha sempre parlato bene di questi qua, cogliendo l'occasione dell'offerta 69 centesimi, ne ho prese tre confezioni. Passata di pomodoro, ne ho prese due confezioni a 89 centesimi, questa qua classica. Poi ho preso le zucchine, queste qua formato famiglia, 2,57 euro, 1,3 kg. Una confezione di lattughino, perdonatemi, ma credo che qua mi sia, visto che sta cominciando il freddo, credo che mi sia spaccata la pelle, scusate. E adesso mi vado subito a mettere un cerotto. Comunque ho preso una confezione di lattughino 1,49 euro, questa qua è la confezione già un po' più grande. Ho trovato le piadine, queste qua alla Riminese, in offerta 99 centesimi, ne escono 3, ne ho prese due confezioni. Niente poco di meno che 5 confezioni di parmigiano reggiano d'oppo, questo qua grattugiato. 1, 2, 3, 4 e 5. Una confezione di pomodori, questi qua ciliegino, a 2,99 euro. Questa qua è la confezione da 1 chilo. Due confezioni di panini al latte a 1,59 euro. Ognuno chiaramente. Ho trovato anche questi gianduiotti, ce n'erano quelli là in offerta 2,29 euro, però abbiamo preferito prendere questi qua a 1,99 euro. Gocciole natalizie, insomma, gocciole con la confezione natalizia 2,89 euro. Questa qua è la confezione da 1 chilo. Poi ho preso la besciamella perché comunque può sempre servirmi. Ho preso le sottilette, due confezioni di American Sandwich a 1,49 euro ognuna, una confezione di uova a 1,99 euro. Poi abbiamo preso, visto che ci sta finendo la Nutella, abbiamo preso la crema spalmabile alla nocciola della linea Dolciando. Ho preso una confezione di ricotta classica a 1,65 euro. Questa qua non era in offerta, però io me la tengo sempre buona per un eventuale piatto completo, piatto unico, tipo il sugo con la ricotta, oppure le polpettine di ricotta, un secondo economico, salva cena o salva pranzo. Comunque sono 330 grammi, 1,65 euro, però questa è molto molto buona. Come carne ho preso, allora, ho trovato la Luganega in offerta, mezzo chilo 3,29 euro,
ne ho prese due confezioni. Ho trovato anche il macinato misto bovino suino in offerta a 6,49 euro al chilo. Questo qua era quasi un chilo, quindi 6,23 euro, mancano tipo 40 grammi. E poi ho preso la lonza di maiale a 5,52 euro, questa è la confezione da 600 grammi. Patate in offerta a 1,69 euro, questa qua è la confezione da 2 kg. Semplicemente perché mi erano finiti i formati, ho preso una confezione di fusilli e una di tortiglioni. I ruoti questi qua di alluminio, 3 a 1,99 euro. Come detersivi, visto che mi era finita la candeggina spray, io ho usato quella lì della Quasar, mi sono trovata abbastanza bene, però mi trovavo là e questa sicuramente dura di più perché è un litro. Comunque l'ho pagata 1,39 euro, questa è veramente buona. Poi Riccardo ha voluto questa confezione di arachidi a 2,29 euro, la confezione da 750 grammi. Quindi questa era la prima tranche di spesa, di svuota la spesa Eurospin. Io mentre facevo lo svuota la spesa mi sono anche già organizzata, vedete tutte le confezioni vuote, mi sono già organizzata anche tutta la carne, l'ho divisa, l'ho porzionata, l'ho congelata e ho sistemato anche il frigo. Adesso vi faccio vedere quello che ho comprato all'Interspar. Secondo me conviene tanto, cioè nel senso quando mette queste grandi offerte l'Interspar veramente attira tanto. Infatti quando siamo andati io e Riccardo ci stava una folla incredibile, il parcheggio era strapieno, mai successo da non so quanto tempo. Comunque metto un attimo questa spesa Eurospin a posto e poi vi faccio vedere. Ok ragazzi, spesa all'Interspar. Questa è stata un'offerta veramente super. Ho trovato le traversine, i tappetini insomma igienici per Blackie, 10 tappetini 60x60 2,99 euro, ne ho prese 3 confezioni, mi sono fatta proprio la maxi scorta. Poi tra le offerte abbiamo preso anche questo succo di frutta all'arancia rossa, sono 2 litri a 1,49 euro, la Pepsi 1,59 euro, 2 bottiglie. Pangoccioli in offerta 1,59 euro, 1 e 2 ne abbiamo prese. Kinder colazione più 2,79 euro, ne abbiamo prese 2 confezioni. Poi il finish, il prodotto in gel, 3 confezioni, diciamo il Tris, a 7,90 euro. Sono sempre stata un po' in disputa nell'acquistare o le Tabs o il gel, ma vi dico la verità, io diversi mesi fa, ma 3 mesi fa tipo, acquistai dell'April le Tabs a 9,90 euro, tipo ne erano un centinaio, ecco, e ce le ho ancora. E solo che ho notato che ultimamente ogni qualvolta che faccio la lavatrice la Tabs all'interno non si scioglie del tutto, quindi ogni qualvolta che finisce la lavastoviglie io vedo che resta sempre un po' di residuo dentro e questa cosa non mi piace tanto, quindi per evitare vorrei almeno per un periodo utilizzare il gel piuttosto che le Tabs. Devo dire che io col gel mi sono sempre trovata bene. Poi ogni qualvolta che trovo l'offerta, in questo caso 7,90 euro, quindi 3, devo dire che è stata veramente ottima. Ne avrei volute prendere 2 di 3 pack, però non fa niente, ne ho preso uno, poi chissà se magari più avanti ci sarà un'altra offerta del genere. 2 confezioni di polpamutti, queste qua da 3, la versione grande però, a 1,89 euro ognuna. Il tonno sempre in offerta, queste sono 8 lattine Nostromo, questa è la scorta famiglia, a 4,39 euro mi pare, 4,49 euro. Poi voglio assolutamente ragazzi consigliarvi questo succo di frutta, aspettate che metto a fuoco. Questo succo di frutta l'ha scoperto per caso Riccardo, perché mi piace molto il succo di mirtilli, il succo di frutta ai mirtilli, e un giorno lo trovò in offerta, mi pare sempre all'Interspar, 89 centesimi, e me lo fece provare, ma è buonissimo, veramente buono. Infatti penso che me lo porterò in ospedale questo qua, perché comunque dà un po' di carica e poi è molto gustoso, cioè nel senso mi piace tantissimo. Se comunque amate i frutti rossi, ma perché non mette a fuoco, ecco, se comunque amate i frutti rossi questo ve lo consiglio tanto. Ne ho prese 2 confezioni, quanto l'abbiamo pagato? 1,29 euro mi pare, 1,29 euro a confezione. Poi reparto salumi. Allora, visto che l'Eurospin non ha il reparto fresco,
freschi, ogni volta che mi trovo alla Coop o all'Interspar li faccio sempre affettare un po' di prosciutto cotto, perché visto che ho preso anche le piadine, domani sera le prepariamo. E ho trovato il negroni, il cotto negroni in offerta, ne ho presi 300 grammi, ma vabbè, la signora me ne ha affettato un po' di più, non fa niente. 6,25 euro. C'è un profumo incredibile. Poi vabbè, abbiamo preso le pile Duracell, c'erano finite queste qua. E poi abbiamo preso una confezione di riso basmati, 2,39 euro, questo qua della linea dedicata, insomma, dell'Interspar. Abbiamo preso anche gli spazzolini perché è arrivata l'ora di cambiarli. Questi qua della Colgate, 1,49 euro mi pare. Abbiamo preso anche una confezione di detergente intimo a 1,49 euro, questo qua della Nivea anche, è buono questo qui. Quindi eccoci qua, questa era tutta la spesa. Tutto lo svuota la spesa doppio, sia Interspar sia Eurospin. Adesso metto un attimo tutto a posto e poi preparo la cena, perché si è fatta una certa. Per Riccardo preparo gli hamburger di scottona, quelli là che ho presi la settimana scorsa alla Lidl. E poi per Andrea ha detto che voleva le polpette di tacchino, e quindi gli preparo quelle. Io penso che mangerò insieme a lui ad Andrea le polpette di tacchino. E poi, come potete vedere anche di là, a tranche, ecco, stiamo facendo l'albero. Stiamo preparando l'albero, però al momento Riccardo, visto che io comunque non ce la faccio più, cioè nel senso non riesco più di tanto a muovermi, Riccardo mi ha montato un attimo la struttura, mi ha aperto i rami, quindi stasera metteremo le luci. E poi penso domani metteremo le palline, domani pomeriggio insomma, anche perché domani arriverà mia suocera, arriverà Narita, e quindi domani mattina la andranno a prendere Riccardo e Andrea. Io non ci sarò perché sarò in ospedale a fare il tracciato, il primo vero tracciato ufficiale, e quindi vediamo un po' come si metterà la situazione. Però penso che se tutto va bene l'albero lo finiamo domani sera. Eccoci qua ragazzi, oggi è sabato, oggi è il giorno dopo. Come promesso vi ho portato mia suocera Narita. Un saluto e un abbraccio a tutte le persone che mi hanno mandato, lasciato i saluti tramite Alessandra. Bene, grazie Narita. Sono andata a prendere Narita, come vi ho detto sono andata anche a fare il tracciato, e comunque tutto fermo, visto che ieri vi ho fatto vedere l'albero montato, ma ieri sera non abbiamo proprio avuto il tempo io e Riccardo, cioè nel senso eravamo un po' stanchi, ho detto vabbè, ne approfitto adesso che c'è anche Narita, Riccardo adesso è al lavoro, e così lo montiamo. Nel frattempo però ieri sera mi sono messa a pulire là sopra, io proprio, vabbè, anche se ero stanca mi sono comunque messa a pulire, e ho appoggiato tutte le cose che stavano sotto, sotto la parete attrezzata, le ho appoggiate tutte là sopra per andare ad adagiare la ghirlanda. Perché come decorazioni io non le ho cambiate, cioè nel senso non ho comprato niente di nuovo, ecco, quindi saranno le stesse dell'anno scorso, anche perché adesso faccio semplicemente l'albero prima, soltanto per portarmi avanti con i tempi. E poi che altro? Poi volevo farvi vedere alcune cose che ho comprato da Ikea, ma giusto due o tre cose, che vi ho anche già accennato nel vlog precedente. E poi niente, poi adesso ci sono tantissime cose che devo dirvi, ma mo mi sono dimenticata, quindi magari ve le dirò strada facendo. Adesso cominciamo a fare l'albero, perché sennò non lo cominceremo più. Passa un'altra giornata. Sì. E quindi cominciamo a fare l'albero e voi ci farete compagnia. Mi sono ricordata, poi volevo anche farvi vedere quello che ha portato la nonna per la piccola Sofia, e anche quello che mi ha portato mia cugina, sempre per la piccola Sofia, che mia cugina mi ha fatto un piccolo pacco, e io nel frattempo ho spacchettato, ho lavato sia le cose che mi ha portato mia cugina sia le cose che mi ha portato Narita, si sono asciugate, e adesso, e tra un po' insomma ve le faccio vedere. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a
change. Oh, you know you'll always have me. Bambina. Baby, I will always stay with you. So put sì. Your trust in me. Sì, bravissimo, mamma. We'll work it out. We'll see. Visto che ci riesci? Ecco, bravo Andrea. Dove vuoi tu? Scegli il posto che vuoi tu. Cambia un po', gira intorno all'altro. Tenevo tantissimo a ringraziare l'azienda LifeWit che mi ha omaggiato questa coperta bellissima, caldissima e super morbida. È una coperta acquistabile su Amazon, si trova di diverse misure. È fantastica perché comunque alla fine è double face, quindi sopra è grigia e sotto è bianca. Mi è piaciuta tantissimo proprio per la morbidezza, ecco. Avete anche la possibilità di scegliere la colorazione tra il grigio, appunto questo qua che ho io, e la mia misura è 150x200, oppure con il blu e la colorazione un po' più natalizia con il tartan. In ogni caso in descrizione vi lascio tutto il necessaire. La coperta, qualsiasi essa sia, per me fa tanto convivialità, fa tanto tepore, fa tanto famiglia, e diciamo come tema natalizio ci sta tutta. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me, as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could. Eccoci qua ragazzi, giorno dopo, scusatemi la mia faccia, perdonate la mia faccia, non sono riuscita a riprendere dopo aver messo gli addobbi, perché sia tipo ieri sera sia stamattina non mi sono sentita molto bene, ho avuto, cominciamo con delle piccole contrazioni. Ovviamente penso che il mio utero si sta preparando per le prove generali, ecco. Comunque vorrei farvi vedere alcune cose che hanno preso sia mia cugina sia mia suocera per Sofia, però penso che ve le faccio vedere nel prossimo vlog.
perché così vi faccio vedere anche la valigia del parto, insomma faccio un video un po' più dedicato, come ho organizzato il fasciatoio e tutto, ma in compenso vi volevo far vedere quello che, giusto quelle due o tre cose che ho preso da Ikea. Non so se vi ricordate, fino al 4 dicembre ci stava la promozione, di cui già ve ne ho parlato nel vlog precedente, ci stava la promozione di dell'imbottitura per il copripiumino singola, quindi questa qua calda, a 19,95 anziché 29,95. Io al momento ne ho messo soltanto una e poi se mi serve utilizzerò anche questa, ne ho prese due. Poi ho anche preso questa qui, che è una sorta di mensolina porta spezie, che in realtà non la vorrei utilizzare come per lo scopo principale per il quale è stata creata, ma vorrei utilizzarla come mensola da mettere in cameretta per poggiarci i libricini di Andrea. A parte che comunque abbiamo fatto gli spostamenti, la scrivania, come vedete, l'abbiamo messa là, anche se comunque collocata là non mi piace, mi piace più tipo messa qui al posto mio, perché tipo entri in camera da letto, la prima cosa che vedi è la scrivania e non tanto mi piace, però vabbè, questa è una cosa che facciamo in questi giorni, che la spostiamo, vediamo un po'. Comunque adesso è stata un po' più urgente lo spostamento della scrivania, perché comunque io ci lavoro al computer. E adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto, come abbiamo sistemato la cameretta. Abbiamo messo la cassettiera proprio lì, e la TV vorremmo togliere la base e metterla a muro qui, e sotto metterci una o più mensoline di quelle là che vi ho fatto vedere, porta spezie, per andarci a mettere tutti i libricini di Andrea. E poi qua abbiamo creato l'angolo giochi, quindi diciamo abbiamo creato uno spazio un po' più dedicato ai piccolini. E niente, quindi questo è tutto per il momento. Aspettate che accendo la luce, ecco qua. Questo è tutto per il momento, spero di avervi tenuto come sempre un po' di compagnia. Chiudo questo vlog e vi aspetto come sempre, se lo vorrete, al prossimo video, e vi mando un bacione fortissimo. Ciao!